Zeman stupisce tutti, ne cambia 7, solo 4 conferme rispetto al match di sabato scorso contro l'Arezzo, che i biancazzurri hanno vinto una fatica con il risultato finale di 3-2. Dunque dall'inizio Floriani, Pellacani, Mesic e Moruzzi, tre pali Plizzari, Aloy, De Marco e Dagasso a centrocampo, davanti Masala, Cuppone e Cangiano. Risponde il Sesto di Levante con il 3-5-1-1, davanti Gala, elemento molto interessante tra le linee, va a schermare Aloy, che è il vertice basso del centrocampo biancazzurro, alle spalle di Busatto. Sono molto corti in attacco i giocatori, o meglio la squadra ligure è molto corta, non ha grandi alternative il tecnico Enrico Barilari, 49 anni, grande artefice della promozione, il ritorno del Sestri Levante in Serie C dopo 74 anni, lo scorso anno numeri impressionanti, 94 punti in Serie D, 20 di vantaggio sulle seconde. Si comincia così al sesto minuto, sui calci da fermo si fa trovare preparato sempre nella Pescara il colpo di testa di Pane, la grande parata di Plizzari, il primo intervento importantissimo della serata da parte dell'estremo difensore biancazzurro, e poi il calcio di rigore che si procura con grande astuzia Moruzzi, c'è un contatto con Pane, il capitano della formazione di casa, va sul dischetto Cuppone, bravo Annacoura a battezzare l'angolo giusto, ma il più lesto di tutti è Antonino De Marco, classe 2004, una settimana fa, 19 anni, la prima rete in Serie C, è arrivato dalla Vibonese di Giacomo Modica, campionato di Serie D lo scorso anno, 28 presenze, 5 gol, qui la parata di Annacoura, non aveva secondo me sbagliato Cuppone, è stato più bravo il portiere, poi ci ha pensato De Marco, 1-0 Pescara, poi attenzione c'è la risposta di Parlanti e un fallo invece commesso in area biancazzurra da Dagasso ai danni del numero 86 Raggio Garibaldi, per l'arbitro il rigore, l'esecuzione perfetta del numero 8 Candiano. Siamo al 45esimo nel corso del primo tempo, dunque il rigore che viene trasformato da Candiano, uno dei giocatori più rappresentativi della squadra di Enrico Barilari, il fallo di Dagasso, ripetiamo, o meglio il contatto di Dagasso con Raggio Garibaldi, che è stato punito col calcio di rigore dal direttore di gara Gauzolino della sezione di Torino. Qui c'è il contropiede della Pescara dopo un errore clamoroso del numero 4 Pane, non ne approfitta Cuppone, che ha avuto diverse opportunità in questa fase. Qui ancora un errore di Pane, il capitano, lo scambio tra Merola entrato in corso d'opera e De Marco, che di piatto con grande qualità riesce a superare Annacoura. La serata perfetta, meravigliosa, la doppietta di De Marco, classe 2004, ripetiamo, primi gol in Serie C lo scorso anno, 28 presenze e 5 gol con la Vibonese, poi il torneo di Viareggio con il Torino, 58esimo minuto, il Pescara di nuovo in vantaggio, splendida la triangolazione, la combinazione tra Merola e Antonino De Marco, bello anche il piatto morbido a superare il portiere avversario da parte del giocatore ex vibonese, qui ancora sugli scudi il portiere Plizzari sul destro a giro di Gala, classe 2004, prelevato in prestito dal Milan, naturalmente dal Sestri Levante, poi sulla linea Parlanti riesce a ribattere la conclusione di Cangiano, che altrimenti sarebbe finita alle spalle di Annacoura. Finisce così dopo 5 minuti di recupero a Carrara, campo neutro, Pescara batte Sestri Levante 2-1, è la prima vittoria esterna stagionale per una notte, il Pescara in testa alla classifica, in splendida solitudine.